Cominciamo il nostro viaggio nell'attualità delle parole dell'italiano all'ombra dell'autorevole venerando istituto dell'enciclopedia italiana Giovanni Treccani. E cara Eleonora, cominciamo da un'immagine. Questo è un quadro dipinto nel 1531-32 dal Correggio. Vedi, una città può diventare il nome di un pittore, come Caravaggio. E purtroppo è stata famosa anche per altre cose, un delitto famoso. Ma noi, come dire, la inseriamo nella storia dell'arte. Vogliamo ricordarla nel bene. Nel bene, assolutamente, anche se il bene e il male. Vabbè, ci porta da un'altra parte questo discorso. Ma è uno degli amori di Giove, perché Giove concupiva, e Giove qui è rappresentato in forma di nuvola. È una nuvola che avvolge la ninfa Io, e naturalmente attenta alla sua purezza, ma quello che conta è che questa immagine noi la vediamo ripresa dalla telecamera, ma soprattutto rappresentata dal Correggio dalle spalle. Ne vediamo la posteriore, il lato B, perché la parola di allora, oggi qual è la parola di oggi? È il nostro gesso. Se ci fosse Enzo Iacchetti adesso sarebbe contentissimo, non ti dico perché. Perché? Dunque, te lo spiego dopo perché. Lo spieghi dopo, ma la parola di oggi è di dietro. Questa parola è stata riportata di grande attualità dal concorso di Miss Italia, perché uno dei giurati chiese che tra i criteri di valutazione della qualità estetica dei vari delle varie contendenti ci fosse anche il di dietro. Naturalmente, sicuramente ci fosse anche il lato B, ecco, l'hanno definito insomma in una maniera un po' più elegante. La comunicazione si è, come dire, gettata su questo termine, ci sono state anche molte polemiche, e ha usato tutti i sinonimi possibili: fondoschiena, fattore C, natiche, il letterario glutei. Ho capito. E colpisce però il fatto che tutto sommato non ci sono state invenzioni particolari, mentre nella storia della letteratura italiana ci sono tantissimi modi, variazioni, invenzioni con cui è indicata quella parte. Te ne dico solo una. Sì. Di un grande della letteratura come Carlo Emilio Gadda, un inventore del linguaggio, un combinatore di tanti linguaggi, che dice in Eros e Priapo, da leggere, l'esibizione femminina è del volto, dei capegli, dell'intera struttura, delle anche, del flettibile e pieghevole treno postico. Bene. Lo chiama treno postico. Va bene.